obiettivi del 2016, urbanistica, servizi comunali online e sostegno al lavoro, il sindaco Menesini ha illustrato le priorità per il nuovo anno. San Luca arriva il parcheggio gratis, quasi terminata l'area di sosta gratuita da 70 posti, localizzata accanto al parcheggio a pagamento. Carnevale, vola la prevendita dei biglietti, venduti quasi 6.000 cumulativi, il 15% in più dell'anno scorso. Ruffini protagonista all'Unplugged Festival, il comico Toscana, sabato 23 gennaio sul palco del Ciocco per la chiusura in grande della rassegna. Calcio Lopez, l'obiettivo rimane la salvezza. L'allenatore rossonero è stato ospite della trasmissione Curva Ovest. La soddisfazione per i nuovi arrivi e il rimpianto per la sconfitta nel derby. Ok, Forte CGC tornano in pista. Dopo la sosta natalizia riparte il campionato di hockey. La capolista ospita il Trissino, il bianconeri di scena a Monza. Bentrovati con questa nuova edizione del TG. Noi in primo piano i progetti di riqualificazione per il comune, il centro e le frazioni di Capannori tra gli obiettivi del 2016. Il via ai nuovi progetti per la riqualificazione del centro e delle frazioni di Capannori, la completa messa online di tutti i servizi del comune, i nuovi incentivi per i giovani che hanno progetti di lavoro. Queste le tre priorità del 2016 per il comune capannorese, illustrate alla stampa dal sindaco Luca Menesini. Si parte dall'urbanistica. Il nuovo anno porterà i frutti del concorso di idee Capannori Città, lanciato dal comune. Prevediamo di avere nel 2016 progetti di riqualificazione e progetti che per la prima volta disegnino il centro del comune, dove le frazioni sono Lunata, Capannori, Paganico e Tassignano, come un centro unico, come una città, come il cuore della città. Accanto a questo c'è il lavoro che porteremo avanti nella riqualificazione dei borghi storici, dove abbiamo Verciano, Matraia, San Gennaro, Castelvecchio di Compito, dove negli anni appunto abbiamo fatto progetti e dove intendiamo investire. Tra i progetti più importanti, la cittadella dello sport alle spalle del municipio, la riqualificazione di Piazza Aldo Moro, l'ampliamento della rete delle piste ciclabili. Partirà anche il percorso di recupero e riutilizzo a fini pubblici di due grandi contenitori in disuso, l'ex Ilda a Tassignano e l'ex Linder a Lunata. Altro obiettivo del nuovo anno è la completa digitalizzazione dei servizi comunali. Se il 2015 in questo campo è stato l'anno degli investimenti, ha detto Menesini, nel 2016 vogliamo raccogliere i risultati del lavoro svolto, mettendo tutti i servizi online. Quindi accanto agli sportelli classici dell'URP piuttosto che di altri uffici, troveremo anche lo sportello sul computer per poter fare tutti i servizi da casa. Infine, il sostegno al lavoro giovanile. Non è un ambito d'attività specifico del comune, ma Menesini ha sempre detto di non volersi tirare indietro su questa importante partita. Per questo, anche nel 2016, il comune metterà in campo iniziative di co-working, condivisione di spazi lavorativi, e crowdfunding, cioè la raccolta di fondi per far nascere e accompagnare le imprese nel loro sviluppo. Un telespettatore ci ha inviato la foto che documenta come intorno alle 15 di venerdì pomeriggio il passaggio a livello di Via delle Fontanelle sia rimasto aperto nonostante il passaggio del treno. Una situazione pericolosissima che si è già ripetuta in passato. La pericolosità della mancata chiusura delle sbarre sta anche nel fatto che con i lavori per la realizzazione del sottopasso di Via Ingrillini, Via delle Fontanelle è soggetta a un traffico intenso in tutte le ore della giornata. Tutto pronto per il parcheggio gratuito davanti all'ospedale San Luca. Il parcheggio gratuito davanti all'ospedale San Luca ormai è quasi pronto. Dopo vari rinvii, doveva essere completato a novembre, adesso si aspetta soltanto qualche giornata di sole per stendere l'asfalto e consegnare i circa 70 nuovi posti auto che sono localizzati tra il parcheggio a pagamento e la nuova viabilità in costruzione. E Lucca sarà l'unica città tra quelle nelle quali sono stati costruiti i nuovi nosocomi a poter usufruire di un parcheggio gratis così vicino all'ospedale.
perché l'anno scorso i comuni di Massa, Pistoia e Prato accettarono di firmare l'accordo proposto dal concessionario che vietava la costruzione di parcheggi gratuiti nel raggio di 500 metri dai nuovi ospedali. Lucca, invece, rappresentata dall'assessore Celestino Marchini, non sottoscrisse l'intesa, lasciandosi quindi la possibilità di realizzare i nuovi posti auto. Per il concessionario dell'ospedale il nuovo parcheggio gratuito potrebbe rappresentare un brusco calo negli incassi che arrivano dalla sosta a pagamento. Si spera che le aziende associate non stiano già studiando il modo di recuperare per altre vie i ricavi che potrebbero vedere svanire. I carabinieri del nucleo radiomobile hanno denunciato un cittadino albanese di 63 anni per ricettazione. Nel garage della sua abitazione a Montuolo i militari hanno rinvenuto alcune biciclette di cui non ha saputo giustificare il possesso. Le foto che vedete in queste immagini sono state diffuse dai carabinieri per risalire ai legittimi proprietari. Per info è sufficiente contattare la caserma dei carabinieri di Cortile degli Svizzeri. Carnevale di Viareggio, vola la prevendita con il 15% in più di biglietti venduti rispetto allo scorso anno. Più di 5.800 biglietti cumulativi venduti in prevendita per un incasso provvisorio di 170.000 euro, il 15% in più rispetto allo scorso anno. È il bilancio provvisorio della Fondazione Carnevale, che con il 6 gennaio ha chiuso il periodo di prevendita dei ticket per i 5 corsi mascherati di febbraio e marzo. La formula dell'abbonamento scontato, 5 ingressi a 27 euro anziché 30, ha funzionato, grazie anche all'accordo siglato con Esselunga, che da sola ha venduto 2.000 biglietti. C'è tempo ancora per acquistare i biglietti a prezzo pieno. Questo ci rasserena, però dobbiamo tener conto che è presto per cantare vittoria. Intanto perché è il secondo anno che facciamo la prevendita e quindi le persone incominciano a conoscere il meccanismo al meglio, sanno che prima comprano il biglietto, più contribuiscono al funzionamento del carnevale e che risparmiano. C'è la novità del cumulativo ragazzi, che l'anno scorso non c'era e che quest'anno ha comportato quasi 1.000 biglietti venduti, 800 e qualcosa. Quindi contiamo, speriamo e abbiamo l'ambizione di vendere oltre 2 milioni di euro di biglietti. Il carnevale parte dunque con il piede giusto. Non si può dire lo stesso, per il momento, per le feste rionali. È stata aperta in queste ore una sottoscrizione popolare per salvare il Carneval d'Arsena. Il baccanale ultraquarantennale, che dovrebbe aprire i festeggiamenti il 5 febbraio, rischia di morire per le spese elevate dovute allo spazzamento delle strade e ai vigili urbani. Di qui l'SOS degli organizzatori alla città. Il fatto che ci siano i rioni è un pezzo importante della festa nel Carnevale di Viareggio. Noi speriamo che i rioni vengano tenuti e per quello che abbiamo potuto fare abbiamo fatto. Cioè noi mettiamo a disposizione uno stand che ha un valore commerciale importante all'interno del Carnevale per tutti i rioni. Adesso la cronaca: è entrata in casa con in braccio la figlia di 3 anni e ha trovato i ladri. È accaduto a una donna di Decimo a Borgo Ammozzano il giorno dell'Epifania. I malviventi stavano saccheggiando la sua abitazione e quella della madre, collegate da una porta comunicante. I ladri, tra loro c'era anche una donna, sono fuggiti da un altro ingresso e non hanno quindi incrociato la giovane madre. Il bottino del furto, tra cui gioielli e vari libretti postali, ammonta a diverse migliaia di euro. La donna, tra l'altro, ci ha anche detto che a causa del furto le sono stati bloccati i conti postali e dopo il furto e lo spavento adesso si trova a dover affrontare 3 mesi senza poter disporre dei propri risparmi. Allora ci auguriamo che questa situazione possa presto risolversi. Un mese davvero nero da ricordare per Comune di Lucca e Capannori per quanto riguarda le polveri sottili presenti nell'aria.
Nonostante da ormai 4 giorni i valori di polveri sottili di PM10 presenti nell'aria siano tornati nella norma, l'ARPAT, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, ha reso noto che nelle 32 centraline della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria, nel mese di dicembre si sono registrati 303 superamenti del limite di PM10. Amare notizie per la nostra provincia, con Capanore al primo posto per quanto riguarda le stazioni di fondo e Lucca al secondo per quelle di traffico. Per quanto riguarda le polveri ultrasottili PM2,5, per il quale esiste solamente un limite annuale, la situazione registrata in dicembre non è affatto migliore, anzi, se possibile, i dati rilevati sono ancora più significativi. In 10 centraline la media mensile è stata superiore al limite annuale ed in 4 di queste per più del doppio. Nel corso del mese si sono registrati anche valori pari a 4 volte il limite medio annuo, confermando anche qui Capannori ai vertici di questa triste classifica, secondo posto dopo la centralina di Montale a Pistoia. Nuove proteste a Lucca, il quartiere Bastardo, in centro storico, per l'utilizzo improprio dell'isola ecologica di via Bacchettoni. I residenti ci hanno detto di aver visto alcuni automobilisti fermarsi e scaricare molti sacchetti dalla spazzatura. In un caso un'auto era anche era completamente carica. Sono stati trovati anche sacchetti dell'Ascit, una prova del fatto che molti residenti fuori del comune di Lucca scaricano impropriamente i rifiuti. Castelvecchio Pascoli, Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo, protagonisti dell'ultima data dell'Unplugged Festival d'autore il 23 gennaio. Sono partite ufficialmente le prevendite per l'ultimo spettacolo in cartellone all'Unplugged Festival d'autore a Renaissance Toscani Il Ciocco Resort e Spa a Castelvecchio Pascoli. Dopo il successo delle altre date, l'omaggio a Califano con Butinare e Anellino, il recital di Massimo Lopez e il grande concerto di Patti Pravo, il comico Paolo Ruffini chiuderà la rassegna sabato 23 gennaio alle ore 21. Reduce dal successo nelle sale cinematografiche di tutta Italia del suo ultimo film Natale con il Boss, al fianco di Lillo e Greg, Ruffini proporrà per Unplugged Festival d'autore uno show esilarante con tutti i suoi cavalli di battaglia. Il famoso io doppio, ovvero proiezioni di spezzoni di film ritradotti in dialetto toscano, e poi monologhi, gag, improvvisazioni e tanto altro ancora. Attore, scrittore, regista e conduttore televisivo, Paolo Ruffini creerà un varietà originale che unirà comicità, musica e intrattenimento. Con lui ci sarà Diana Del Bufalo, attrice, cantante e conduttrice, nota anche grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi e come conduttrice della trasmissione televisiva Colorado. Bellissima, talentuosa, irriverente e sopra le righe, non mancherà di stupire tutti. Il biglietto per assistere allo show costa 15 euro e si può acquistare online su www.vivaticket.it e su www.bookingshow.it oppure direttamente al Ciocco, all'edicola Poli di Barga o alla Proloco di Castelnuovo Garfagnana. Per avere informazioni o fare prenotazioni telefoniche ci si può rivolgere al numero 348-6559-803. Adesso la rubrica settimanale di Sergio Talenti, L'Ancora. La Befana è passata e quasi non ce ne siamo accorti, surclassata per consensi da due altre feste, Natale e Halloween. Eppure ci sarebbero seri motivi per rileggere in chiave moderna quell'antico mito proiettato sostanzialmente su due figure. La vecchietta che vola e la vecchietta che sta davanti al fuoco a strizzare i propri ferri. La vecchietta che vola, il primo mito, nasce, e non casualmente, nelle valli trentine. È una delle tante streghe bruciate da una inquisizione spietata che produsse da quelle parti nel Trentino stragi di donne contadine accusate di fare il sabba, cioè di partecipare a un'orgia dove dovevano servire il diavolo e per farlo dovevano volare via con una scopa. L'altra Befana, quella accanto al camino, è più un mito del nostro Appennino. Ambedue le Befane portano comunque doni umili, frutta secca e dolci.
ma le due narrazioni potrebbero essere lette in chiave moderna. La donna della scopa, la strega, dovrebbe ricordarci quanto oggi la donna continui a essere violentata e brutalizzata ovunque. In questo caso l'inquisitore è l'uomo maschio del terzo millennio. E la nonna davanti al fuoco evoca invece il fatto che i nonni sono scomparsi dalle nostre famiglie e questo produce un serio deficit per la crescita affettiva e morale dei nostri figli. La prefettura ha reso noto che è stato confermato per tutto il 2016 l'apporto di 25 militari nei servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili in provincia di Lucca, in funzione quindi di antiterrorismo. La conferma della presenza dei militari è stata ufficializzata con la legge di stabilità 2016. Volge al termine il nostro viaggio alla scoperta dei presepi allestiti in tutta la Lucchesia, allora andiamo a vederne alcuni tra la Garfagnana e la Piana di Lucca. Ultimi giorni per visitare i presepi, molti dei quali rimarranno aperti fino a domenica 17 gennaio. In Lucchesia anche quest'anno ne sono stati realizzati tantissimi, non solo nelle chiese o in edifici pubblici, ma anche in strutture private. Tra gli altri c'è quello di Rolando Guidi, appoggio di Garfagnana, realizzato all'interno di una tenso struttura acquistata proprio per questo utilizzo. Il presepe ha riscosso molti apprezzamenti da coloro che lo hanno visitato. Nella Piana di Lucca, a Porcari, di particolare interesse la mostra espositiva di presepi di Paola del Carlo in via Sbarra 87, che ospita non solo opere della Signora del Carlo, ma anche diorami di colleghi che condividono con lei questa passione. Anche in questo caso il pubblico ha gradito molto le opere esposte. Vicino a Nozzano Castello, all'interno della chiesa di San Martino a Castiglioncello, è possibile invece osservare un presepe realizzato in stile catalano che fa rivivere la natività nella Castiglioncello dello scorso secolo. Davvero speciale è la Sacra Famiglia all'interno della capanna realizzata in pieno stile lucchese, di ottima fattura. Comunque il presepe a Castiglioncello non è una novità. Il presepio è dal 1970 che viene fatto, prima diciamo fatto un po' più artigianalmente, poi dopo sempre più arricchito e in questi ultimi anni, avendo conosciuto Luca Pepi, ci ha portato quest'anno a fare diciamo un presepio tutto diverso, tutto con la tecnica catalana, e in maniera di avere un risultato, insomma, un risultato diverso e più artistico anche rispetto agli altri anni, ecco. Vi ricordiamo infine che proprio i presepi occuperanno una parte importante della prossima puntata della trasmissione I colori del cerchio, in onda a partire da sabato sera su Noi TV. Ricordiamo ai telespettatori che la Regione ha emesso un nuovo codice giallo per pioggia per tutta la giornata di sabato 9 gennaio. L'allerta riguarda anche la provincia di Lucca. Questa era l'ultima notizia, adesso un po' di pubblicità e poi la seconda parte del TG Noi.